la cosiddetta Belle Époque, e cioè il cinquantennio circa che intercorre tra il 1871, l'anno in cui, proprio all'inizio dell'anno, termina la guerra franco-prussiana. Vi ricordate Napoleone III che viene sgominato e quindi cade, deve cedere il trono, abbandonare il trono, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, detta Belle Époque, perché innanzitutto non si registrarono altre guerre, naturalmente solo appunto nel teatro europeo, tra grandi potenze europee, mentre, come sappiamo, ci furono molte guerre imperialistiche tra potenze europee imperiali e per esempio la Cina, no? E stati extraeuropei, ma anche in alcuni casi tra potenze imperialistiche. Vi avevo citato, no, il caso della guerra russo-nipponica, ma anche ci fu anche una guerra tra Stati Uniti e Regno di Spagna. La Spagna era un'antica potenza comunque coloniale, imperialistica, ormai decaduta, ma insomma europea. E ok, quindi in questo senso, ma anche, diciamo, Belle Époque anche per l'intenso sviluppo economico, demografico, per certi versi anche culturale, anzi sicuramente a livello culturale anche, in parte ne avevamo già cominciato a parlare l'anno scorso. Cerchiamo di ricapitolare, considerando che appunto il termine Belle Époque è appunto un eufemismo, ma questo stesso periodo, che è il periodo proprio di transizione dall'Ottocento al Novecento, no? E poi anche effettivamente a cavallo tra Ottocento e Novecento, ovvero è il primo Novecento a fin dei conti, no? L'ingresso nel Novecento fu denominato, titolato, no? E quindi caratterizzato anche in molti altri modi, per esempio l'età dell'imperialismo, l'abbiamo già visto, l'età della seconda rivoluzione industriale, e quindi anche in relazione alla seconda rivoluzione industriale dell'acciaio come simbolo, no, delle innovazioni tecnologiche della seconda rivoluzione industriale, che ben sapete furono anche molte altre, tipo l'energia elettrica, lo sfruttamento dell'energia elettrica, la lampadina, no? E quindi l'illuminazione elettrica che cambiò, no, il volto delle città soprattutto, ma non solo, il motore a scoppio, no? Il cinema, eccetera eccetera. Ma ancora, l'età del capitalismo monopolistico, ovvero di un capitalismo non più, sempre capitalismo, ma non più basato su molte piccole e medie aziende, ma su una sempre maggiore concentrazione in grandi aziende. Col fallimento, naturalmente, no? In seguito al fallimento di molte piccole e medie, quindi grandi aziende che tendono appunto a costituire degli oligopoli, no? Ovvero 4-5 grandi aziende si spartiscono il mercato di una certa merce, o addirittura situazioni di monopolio, ovvero un'unica azienda
diciamo, copre quasi completamente il mercato di una, certa merce, per esempio l'acciaio, no? Negli Stati Uniti c'era appunto la United States Steel, una quasi che, no, che appunto vendeva all'80% del 80-90% del mercato, no? Ok. Ancora dal punto di vista culturale, ideale culturale, è l'età chiamata della crisi dei valori, della crisi dei fondamenti, ovvero della messa in discussione proprio di tutti i principi scientifico-culturali tradizionali. No, un simbolo paradigmatico sono le avanguardie artistiche, adesso ne riparleremo, no? Ma è molto icastico, no? Il concetto appunto di crisi di valori, dei fondamenti, se si pensa a un quadro di Picasso, se si visualizza un quadro di Kandinsky, no? Se mettete mentalmente in confronto, visualizzate dentro le vostre menti, visualizziamo nelle nostre menti, da un lato un quadro di Raffaello e dall'altro un quadro di Kandinsky, no? E avete immediatamente l'idea di cosa significò la crisi dei fondamenti, no? Ma tutto questo, no, vale non solo a livello artistico, a livello letterario, a livello scientifico, a livello filosofico, a livello religioso, eccetera, no? Quindi, e ovviamente c'è una connessione tra il progresso economico sociale, lo sviluppo economico sociale e questa, no, questo ribaltamento culturale. Voi per ora in arte dove siete arrivati? Impressionismo. Comunque l'impressionismo è belle poche, eh? E già l'impressionismo, diciamo, è l'anticamera, impressionismo, espressionismo, e poi abbiamo le avanguardie artistiche, no? Ovvero futurismo, cubismo, astrattismo, dadaismo, surrealismo, cioè tutto. Però già, chiaramente l'impressionismo è ancora molto sovverte, cambia, ma in modo molto moderato. Poi proprio c'è invece il ribaltamento. Quindi questo appunto è il quadro complessivo. Forse in particolare occorre un'integrazione, approfondimento, ampliamento a livello sociale, perché a livello economico della seconda rivoluzione industriale mi sembra che avessimo già parlato, no? L'avevamo fatta la seconda rivoluzione industriale, giusto? questa è una risposta. Vabbè, facciamo finta di sì. A livello invece sociale è l'inizio, siamo agli esordi nel mondo, naturalmente nel mondo occidentale, nel primo mondo più il Giappone, no? Mondo occidentale più il Giappone, primo mondo, agli esordi della società di massa, ovvero anche della massificazione, che, no, nasce da due spinte dinamiche fondamentali, ovviamente. La prima, la più ovvia, la più banale, ma anche forse la meno significativa, cioè appunto l'enorme incremento della popolazione. Diciamo, è questo il periodo in cui c'è la maggiore percentuale di crescita della popolazione occidentale. Ma poi comincia, cioè è il periodo appunto del regime demografico di transizione, che è quello che associa un'alta natalità con una decrescente mortalità. Quindi
la combinazione, diciamo, più produttiva a livello demografico, no? Se si alza la natalità, si abbassa la mortalità, no, la popolazione esplode, ma poi già a parte la mortalità, l'incremento della mortalità per le due guerre mondiali, comincia invece la tendenza al passaggio al regime demografico contemporaneo, con l'eccezione appunto del baby boom degli anni 50, no? Ma quello fu, diciamo così, una ripercussione delle due guerre mondiali. Però poi lentamente, soprattutto dopo il baby boom, si passò al regime demografico contemporaneo, ovvero natalità decrescente, mortalità decrescente. Bassa natalità, bassa mortalità, e quindi tendenza alla crescita zero, tendenza comunque alla diminuzione della crescita. Sto parlando naturalmente del mondo occidentale europeo, tendenza parziale. Beh, per l'Italia, per la Francia fino a qualche decennio fa, no, c'era, noi siamo in piena invece, no, tendenza, come ben sapete. Poi naturalmente la situazione è diversa a seconda dei paesi, ma appunto oltre all'aumento, al forte, intenso, travolgente aumento demografico, vi fu l'urbanizzazione. Anzi, in certi versi si potrebbe dire metropolizzazione, nel senso di più che c'è la trazione delle città, quindi un gigantesco, massiccio fenomeno di emigrazione dalle campagne alle città, ma soprattutto dalle campagne alle metropoli, no? Alle grandi città, nascono le metropoli, no? Le città tentacolari, piovresche, tipo appunto allora Parigi, Londra, no? New York. E ovviamente nelle città la popolazione si concentra. No, questa emigrazione, quindi quando parliamo di emigrazione in relazione a questo periodo, no, già avevamo visto l'altra volta che 30 milioni circa, poi le stime variano, comunque di europei emigrarono in continenti extraeuropei, no, nell'America del Nord, in parte anche nell'America del Sud, in Australia, ma non è l'unica emigrazione, in realtà il fenomeno dell'emigrazione durante questo periodo, no, fu anche intraeuropeo, innazitutto in parte a volte da un paese europeo all'altro, no, per esempio gli italiani andavano in Belgio perché, no, cioè, a fare i minatori, ma questo ancora poi nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, in Svizzera, in Francia, ma a parte questo, proprio dalle campagne alle città, in generale, no? Dalle città all'interno del proprio Stato, in altri stati europei, oppure addirittura in altri stati mondiali, no? Però è un fenomeno in questo senso molto più ampio, molto, no? Molto più globale, che rivolta completamente l'assetto sociale, no? Perché si... milioni di persone passano da una vita in una comunità di villaggio, da una vita di paese, da una vita paesana, a una vita metropolitana, tutt'altra cosa. È uno sconvolgimento, no, psicologico, è uno sconvolgimento di relazioni sociali. Ovviamente poi si connette spesso e volentieri anche con ovviamente un radicale cambiamento di attività lavorativa, no? Appunto dai campi alle fabbriche. Certo, poi erano soprattutto i giovani, quindi quelli che forse avevano appena cominciato a lavorare i campi, no? Ad arare i campi, però in ogni caso a volte con anche degli uomini maturi. Perché? Perché ricordiamoci che questo periodo, soprattutto
dal 73, soprattutto nell'ultimo trentennio del secolo, ha una situazione di stagnazione economica a livello industriale dovuto all'aumento all'enorme aumento dell'offerta, dovuto a sua volta all'aumento dei paesi, o meglio, delle aree industrializzate, corrispose una crisi agricola, una depressione agricola, cioè tutte le piccole aziende contadine a conduzione familiare furono rovinate dalla concorrenza, in particolare dei cereali americani o comunque dei cereali dell'offerta agricola da parte delle aziende invece capitalistiche, delle aziende organizzate in modo capitalistico, in modo appunto industriale, che usavano macchinari, manodopera salariata, i braccianti. Quindi in questo senso vale anche, per esempio, all'interno, se consideriamo l'Italia, questo vale anche per il rapporto tra pianura padana, no? Aziende agricole capitalistiche della pianura padana, e invece i poderi contadini del centro, del sud, dell'Italia. Quindi, l'addensamento, l'enorme concentrazione, no, della popolazione nelle città e soprattutto nelle metropoli, appunto, è la culla della società di massa. Possiamo prendere come simbolo relativo i grandi magazzini. No, a Parigi mi sembra si aprì il primo grande magazzino. Perché? Perché i grandi magazzini implicavano appunto la novità del consumo di massa. No, prima, per esempio, per comprare un vestito si andava dal sarto, e invece poi si va a farsi prendere le misure. Le famiglie contadine se li facevano loro, no? Ovviamente. Ma adesso la classe, l'aristocrazia, l'alta borghesia, la piccola borghesia si rivolgeva ai sarti. E invece adesso va, no? Ci sono gli abiti confezionati, standardizzati, prodotti in serie, no? Nasce la. I grandi magazzini sono, diciamo così, complementare della produzione in serie, seriale, no? Standardizzata, non solo delle automobili, ma anche appunto degli abiti, dei casalinghi, no? Eccetera. Qual è quali sono le caratteristiche di una società di massa? Da un lato ogni individuo, rispetto alla vita paesana, ogni giorno incrocia un numero, no, molto maggiore, soltanto per andare al lavoro, quello che ci capita, no, normalmente tutte le mattine, incrocia molte più persone, ma dall'altro lato non ne conosce queste persone, i legami sono impersonali. Nella vita in paese gli incontri erano molto minori, ma più o meno, no, tutti si conoscevano, e quindi in questo senso i rapporti erano decisamente più personalizzati. Ok, ma adesso proprio invece siamo quasi al buio. Questa massificazione ha una ripercussione immediata a livello di organizzazioni sociali, in particolare sindacati e partiti. E quindi poi ha anche una ricaduta a livello politico. Allora, la massificazione, almeno in questa prima fase, questa fase iniziale,
è tutt'uno con un altro fenomeno, quello della proletarizzazione, cioè la classe sociale relativamente più ampia, più numerosa, in tutti ovviamente, sempre nei paesi economicamente più sviluppati, nei paesi occidentali più Giappone, la classe sempre più numerosa, relativamente più numerosa, è quella proletaria, cioè la classe dei salariati, la classe delle persone che vende la propria forza lavoro, svolge un lavoro dipendente, riceve in cambio un salario. Il proletariato può essere soprattutto, no, è soprattutto numericamente quello industriale, ovvero gli operai, quelli che si chiamano operai, ma in secondo luogo anche agricolo, quelli che si chiamano i braccianti. I braccianti sono gli operai dell'agricoltura. Quindi attenzione, il concetto di bracciante è diverso dal concetto di contadino. Per essere rigorosi scientifici, il contadino è il piccolo proprietario, magari può anche fare il bracciante stagionalmente, parzialmente, ma è comunque, ha comunque un fazzoletto, almeno un proprio fazzoletto di terra. Poi può anche essere un medio contadino, un contadino agiato. Comunque il contadino è un piccolo medio proprietario che coltiva la propria terra, in genere appunto conduzione familiare, potere familiare, ok? Il proletario agricolo, il bracciante, invece va a lavorare sulla terra di un grande medio proprietario agricolo o affittuario, imprenditore agricolo, ok? E poi naturalmente ci sono anche i proletari, no, del settore del commercio, no? Pensate ai facchini, gli scaricatori di porto, ma comunque. Dunque, aumentano i proletari e diventano la classe appunto relativamente più numerosa, aumenta la borghesia, in particolare la borghesia imprenditoriale, ma come vedremo adesso aumenta anche la piccola borghesia in relazione all'estensione degli stati e delle funzioni statali, per esempio si moltiplicano le scuole statali, quindi gli insegnanti, ma gli insegnanti sono appunto piccola borghesia, ok? Diciamo così, gli impiegati statali, l'insegnante è un tipo di impiegato statale. Ci sono anche impiegati, cominciano anche a esserci impiegati industriali, i cosiddetti colletti bianchi, no? La simbologia è le tute blu, i colletti bianchi, ma ancora i colletti bianchi sono molto meno, una infima minoranza rispetto alle tute blu nelle fabbriche, nelle grandi fabbriche della seconda rivoluzione industriale, no? Perché dal punto di vista del factory system, la seconda rivoluzione industriale si associa al gigantismo della fabbrica, no? Dalle piccole fabbriche alle enormi fabbriche, no? Super concentrazione anche a livello proprio di unità produttive. Diminuiscono e perdono potere ovviamente gli aristocratici, in particolare quelli che non, i nobili, la nobiltà, in particolare quella che non accetta di diventare borghese, ovvero di avviare attività imprenditoriali, benché ancora nel primo Novecento, basta leggere Proust, no, i nobili conservino così un'aura di superiorità, no, di attrazione, però ormai a livello di incidenza sociale e politica non hanno più peso, diminuiscono i contadini naturalmente, no? Più aumentano i proletari, più diminuiscono i contadini, rovinati dalla depressione agricola e quindi trasformati in gran parte in operai o in braccianti, a seconda delle possibilità e delle scelte.
Tutto questo ovviamente si traduce a livello sindacale, potete immaginarlo, no? I proletari aumentano sia nei campi sia nelle fabbriche. Si concentrano sempre di più, la grande fabbrica vuol dire che, mentre prima c'erano tante fabbriche con 100 operai, adesso c'è un'unica fabbrica con 1000, ma che dico poi, con 10.000, 20.000, no, arrivano anche a... E quindi potete capire che è una concentrazione che dà molta più forza alla classe operaia, no, perché l'unione fa la forza e questo ovviamente comporta la crescita, l'espansione, l'aumento di potere dei sindacati. Dei sindacati che sono i sindacati più forti, sono ovviamente socialisti, sono di ispirazione socialista, anche se cominciano i primi sindacati cattolici, no? O le prime associazioni sindacali, anche non solo cattoliche, anche cristiane, anche promosse magari da altre chiese protestanti, ma molto marginali, perlomeno all'inizio del Novecento. Lo stesso, e comunque, no, quindi società di massa, sindacati, associazione di massa, no? Quindi aggregazioni di massa, cosa che non esisteva prima, ma lo stesso anche a livello politico, o meglio, in modo analogo questo accade a livello politico, cioè nasce la forma partito di massa. No, prima i partiti erano tutto sommato erano delle associazioni elettorali. No, avete presente nel Regno d'Italia, no, la destra e la sinistra liberali? Non erano dei veri e propri partiti, no, erano così dei comitati, delle reti, no, e quando c'erano le elezioni si mettevano d'accordo, si riunivano, ma non c'erano sezioni, non c'erano iscritti, non c'erano altre iniziative politiche normali, l'attività politica era limitata all'attività parlamentare, no, di quelli che venivano eletti, e alla campagna elettorale quando c'erano le elezioni. Certo, non c'erano solo le elezioni nazionali, c'erano anche, poi cominciano ad esserci anche quelle comunali, ma insomma, no, capite la differenza, no? Invece il partito di massa è proprio un'istituzione, per così dire, stabile, no? Con gli iscritti, con i dirigenti eletti, con delle sedi fisiche, no? Le sezioni, con un'attività politica il più possibile continuativa, cioè, che poteva, boh, per esempio, no, i volantinaggi, no? Altre modalità di propaganda politica, non soltanto nel periodo elettorale, ma come credo possiate immaginare, i primi partiti di massa veramente tali furono i partiti socialisti. Poi i partiti conservatori, i partiti liberali, i partiti democratici si dovettero adeguare, che non erano partiti di massa, erano partiti di notabili, appunto, associazioni, circoli di notabili, si dovettero adeguare perché altrimenti non erano più competitivi. No? Era una questione proprio di concorrenza, competitività a livello politico. I partiti socialisti, in generale il socialismo, allora però va precisato, in realtà il socialismo già comincia a diffondersi, avevamo già visto che nella terza rivoluzione francese del 1848-49, nel governo provvisorio repubblicano, nel primo governo provvisorio, primo e unico, provvisorio repubblicano subito all'indomani della rivoluzione, erano entrati i due ministri socialisti, i primi due, no, ministri socialisti della storia. E da lì comunque c'è uno sviluppo molto più ampio, nasce la prima internazionale socialista nel 1864, fu fondata, se non sbaglio,
i cui leader principali erano Karl Marx e l'anarchico Mikhail Bakunin. Bakunin si scrive con la K. Quindi attenzione che almeno inizialmente, ma ancora in realtà i socialisti erano divisi tra appunto quelli che poi furono chiamati socialisti e invece gli anarchici. Bakunin era un socialista anarchico, gli anarchici si consideravano socialisti, anzi addirittura si consideravano veri primi socialisti. E attenzione, chiaramente gli anarchici potevano costituire dei movimenti ma non dei partiti di massa, no? Saranno invece, è la tendenza socialista che faceva capo a Marx, che successivamente, dopo la morte di Marx, si sfalda già negli anni 70 la prima internazionale, successivamente nel 1889 nasce la seconda internazionale. La seconda internazionale è l'internazionale socialista marxista, cioè Marx è morto, ma a questo punto tutti i partiti socialisti europei assumono, con l'eccezione del partito socialista inglese, il Labour Party, il partito laburista inglese, Labour Party, con questa unica eccezione tutti gli altri assumono il marxismo come dottrina ufficiale del socialismo. E quindi no, non è, c'è questa differenza, questa divisione, socialismo anarchico, socialismo marxista, partiti socialisti, il socialismo marxista si organizza invece proprio in partiti di massa, organizzati con gli iscritti, con una gerarchia interna, un'attività politica continuativa, e quindi poi sono questi partiti socialisti di massa marxisti che impongono la forma partito di massa anche agli altri partiti, altrimenti sono tagliati fuori altrimenti perdono le elezioni. Quindi poi c'è, però vedremo poi, qui finisco, che nascono anche dei nuovi partiti in particolare di massa, anche se relativamente più, diciamo, più ristretti, ma con la stessa forma organizzativa, ne parleremo la prossima volta. I nuovi partiti nazionalisti, ma attenzione, poi non nazionalisti indipendentisti, nazionalisti imperialisti, non la giovine Italia, poi vedremo.